Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Nella seduta del 12 giugno il Consiglio regionale ha discusso sulla richiesta di invio in commissione redigente del provvedimento di riforma del CSI, il Consorzio Sistemi Informativi del Piemonte. Dopo le interrogazioni e le interpellanze, il difensore civico regionale ha illustrato all'Assemblea la relazione annuale dell'attività svolta nel corso del 2011. Le pratiche sono state oltre 1200 a seguito di esposti, reclami e segnalazioni avanzate da cittadini, enti, associazioni e imprese. Antonio Caputo, difensore civico. Nel 2011 c'è stato un rilevante incremento dei casi trattati, oltre 1208, con un incremento esponenziale rispetto agli anni precedenti. Si tratta di casi riferiti a pluralità e generalità di utenti nell'interesse generale della comunità e ovviamente in quanto si tratta di essere intervenuti a favore della generalità degli utenti. Prosegue l'impegno del Consiglio regionale a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Si può contribuire attraverso versamento sul conto corrente postale numero 100-6613-754. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Abbiamo raccolto quasi 130.000 euro attraverso il conto delle Poste Italiane e le offerte che i piemontesi hanno fatto sul nostro conto attraverso l'IBAN bancario. L'obiettivo che ci poniamo è di raccogliere ancora ingenti fondi perché vogliamo che la solidarietà del Piemonte, la generosità del Piemonte si possa trasformare presto in opere. Per valorizzare la comunicazione della pubblica amministrazione e fornire ai cittadini piemontesi un servizio sempre più completo, è ora disponibile sulla home page del sito internet del Consiglio regionale la sezione Comunicati dal Piemonte. Al suo interno saranno reperibili gli ultimi tre documenti caricati su Mente Locale, servizio ideato e fornito con l'obiettivo di valorizzare la comunicazione pubblica e l'informazione giornalistica regionale. Fino al 28 agosto è visitabile alla Biblioteca della Regione la mostra Vittorio Marchis Torinese, fotografo escursionista 100 anni fa. Una serie di scatti fotografici realizzati da Marchis che coniugò la passione per la montagna con le tecniche della ripresa fotografica, sperimentando agli inizi del Novecento la fotografia a colori. All'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale, fino al 4 luglio, la mostra Percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli. L'allestimento è curato dal comune di Torre Canavese. La creatività incontra l'elemento vitale per eccellenza. Si intitola Il sogno dell'acqua, la mostra visitabile fino al 7 luglio a Palazzo Lascaris, organizzata dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cellamonte. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.